Niente, ci siamo. Ci siamo. Ha lavorato bene Berlusconi, Tremonti, noi dovremmo esserci. Ma chi è che non piace questo federalismo, secondo lei? La gente come voi, perché non dà molto da scrivere. Se non è una cosa buona, spero. Penso che piaccia a tutti. Senta, lei lo ha definito un federalismo gentile a Venezia. Pensavo non lasci indietro nessuno. Un federalismo che non lasci indietro nessuno. Neanche al sud. Anche al sud. Molti. Obbliga la classe politica ad essere più responsabile. No. Questo non vuol dire restare indietro. Senta, in molti dicono che è un primo passo, però vogliono vedere le cifre. Cifre. Ci l'abbiamo già fatta vedere l'altro giorno. Il problema era l'ICI e il ticket sulla salute. Abbiamo dato i soldi ai comuni e alle regioni, quindi sono più calmi. Abbiamo fatto il miracolo di trovare i soldi. Senta, c'è qualcuno che ha detto che è il regalo del PDL alla Lega, è vero? Un regalo. Quindi noi regaliamo la vittoria elettorale. Senta, anche lei sostiene come Alemanno che adesso abbiamo una capitale meno centralista, più inquadrata in uno Stato federale. Troppo presto. Sì, Alemanno l'ho visto l'altra sera alla festa dei bavaresi, e dice questo, a fare la pace tra i romani e i galli. Però è meglio andarci piano con le pace, gli armistizi. Per adesso tutto uguale a prima. Quando sarà passato il federalismo vedremo. Penati dice che non fa contento il nord questo federalismo, ma creerà rabbia. Penati, il presidente della provincia di Milano. No, parla perché non sa cosa dire. Dice, vabbè. Come devi fare a far contento il nord? Devono essere contenti, non il nord, devono essere contenti tutti, se no poi non funziona. Questo qui è un miracolo, riusciamo a mettere tutti d'accordo, tutti contenti. È per questo allora che sono andati anche dei fondi a Catania e a Roma. Ma no, ma questo, se fai la somma, perché tu lo sai far bene la matematica, ma se fai bene la somma vedi che non è così, non è poi così. Cioè, alla fine di tutte le somme non è tanto così vero che sono andati in fondi. C'è qualcosa da sistemare, infatti il federalismo viene perché c'è una classe politica che non è responsabile e quindi per renderla responsabile, però facendo bene i conti non è così come dice. Il presidente della Camera Fini però ha detto che i prefetti vanno mantenuti. No, ognuno può tenersi le sue idee. Fini. Fini era imprigionato a fare il presidente della Camera, quindi non riesce più, non ha più spazio per fare politica, quindi ogni tanto qualcosa deve pure inventarsi. Ha detto che i parlamentari dovrebbero, rispetto ai decreti legge eccetera, che forse c'è più bisogno che i parlamentari lavorino dal lunedì al venerdì invece che due giorni alla settimana. No, fanno già troppi danni, lavorando pochi giorni, se lavorano di più fanno un sacco di danni, no? Questo è un paese che ha bisogno di meno leggi, non di più leggi. E più i parlamentari lavorano, più fanno leggi. Quindi il problema è ridurre il corpo legislativo che è enorme, non aumentarlo, sennò poi negli aumenti c'è sempre un sacco di spese da fare. Quando uno va bene a vedere, all'interno delle leggi ci sono soldi da spendere, no? È meglio ridurre le leggi.